Buonasera a tutti voi che ci seguite su liberi.tv. Oggi appunto cominciamo questa serata di diretta del 30 novembre 2012 e cominciamo appunto come di consueto con la virgola. Un'unica piccola diciamo notazione, spiegazione, che cominciamo con un po' di anticipo rispetto all'orario consueto, perché avremo appunto un appuntamento, una trasmissione più lunga rispetto al normale che abbiamo anticipato. Abbiamo anticipato l'inizio appunto per poter contenere questa ora e senza, diciamo, poi andare troppo se no, avanti con l'orario di chiusura. E poi dopo chiaramente vi illustrerò il palinsesto. Iniziamo subito con la virgola, su cui appunto io ho pensato, con la quale ho pensato di commentare un fatto appunto che è avvenuto nei giorni scorsi. Si tratta di un voto che c'è stato all'Assemblea Generale dell'ONU, che si doveva pronunciare sull'ammissione della Palestina come stato osservatore, diciamo uno status che accomuna anche in questo caso la Palestina, perché appunto questo voto diciamo coloro che si sono pronunciati positivamente sono stati la maggioranza, la comuna con lo Stato della Città del Vaticano. I voti sono stati 138 favorevoli, 41 sono stati gli astenuti e 9 sono stati i contrari. L'Italia ha votato favorevolmente e ci sono state delle astensioni importanti. Però ovviamente ci sono state anche delle ripercussioni, o meglio, dei commenti e delle code di tipo politico, poi insomma delle polemiche che hanno seguito questo voto, che non è appunto un voto come tanti altri che accadono che nell'Assemblea Generale dell'ONU. È un voto, diciamo, per una parte di comunità che insiste su questo pianeta di una portata storica, parlo appunto della Palestina, che questo voto secondo me avrà anche una certa influenza anche in merito all'andamento della vicenda appunto annosa tra Israele e Palestina. Molte sono le voci, come quelle di Israele, ma anche gli USA, che sono appunto un alleato storico, che allarmati da questo riconoscimento si sono pronunciate con una certa contrarietà, ovviamente, soprattutto con un certo allarme per il fatto che un riconoscimento simile potrebbe agevolare la recrudescenza delle varie frange estremistiche autrici di numerosi attacchi nei confronti di Israele, soprattutto in queste ultime settimane, ormai potremmo dire mesi, con attacchi con razzi, ma anche con attentati da cui Israele si difende con il suo esercito. Il progresso a tappe, perché questa è una tappa, verso il riconoscimento della Palestina come uno Stato membro dell'Assemblea dell'ONU, è un percorso che terminerebbe appunto con l'ingresso di un nuovo Stato nella comunità internazionale. In tal caso si tratta di uno Stato in guerra, seppur non dichiarato appunto con Israele. L'ingresso nella comunità internazionale, secondo me, non è soltanto un riconoscimento fine a se stesso, non ha soltanto una valenza così legittima, di legittimazione dell'attività di quello Stato o di approvazione. A mio parere è l'inizio di uno status di titolarità di diritti e doveri da parte di un ente appunto rappresentativo di una comunità precisa. Questa titolarità comporta anche l'eventualità di dover rendere conto delle proprie azioni qualora esse esulino appunto dal diritto internazionale. È un esercizio di responsabilità che compete a tutti gli stati riconosciuti internazionalmente, anche a Israele, e secondo me spetterebbe anche a un ipotetico appunto futuro stato della Palestina. Ovviamente sarebbe vigente nello stesso modo, con la stessa specularità che esiste tra diritto e dovere, anche la possibilità per la Palestina di aderire ad organi internazionali se uno Stato violasse i suoi diritti. Organismi internazionali come per esempio la Corte Penale Internazionale, sono organi, questi qui appunto la Corte Penale Internazionale è un organo giurisdizionale, e il timore che essa possa
diventare un garante del terrorismo degli integralisti islamici operanti in Palestina, a Gaza e così via, nelle varie estensioni e organizzazioni che conosciamo benissimo, mi sembra una visione perlomeno pessimistica, ma anche che denota una poca fiducia in un organismo appunto internazionale di questo tipo. D'altra parte, sono decenni che vanno avanti i negoziati di pace tra le due parti, e devo dire la verità, risultati che si possano definire apprezzabili, minimamente anche duraturi, non mi sembra che se ne siano visti. Nel frattempo, l'integralismo, anzi, gli integralismi hanno ucciso molto in quelle zone, hanno ucciso molto anche con differenza di rilevanza politica da parte delle vittime. Insomma, voglio dire, hanno ucciso per esempio Vittorio Arrigoni da una parte, ma hanno ucciso anche Rabin dall'altra in tempi diversi. Già questo, secondo me, fallimento di questo percorso legittimerebbe di per sé stesso l'intrapresa di una nuova strada, quella della legalità internazionale, che si può avere con la Palestina, per esempio, nell'ONU, riconosciuta come Stato, non con la Palestina all'ONU come è stata fino adesso rappresentata dall'OLP, che è appunto un'organizzazione per la liberazione della Palestina con connotazioni, diciamo, chiaramente militaristiche. Diverso è invece uno status di rappresentanza civile di uno Stato. Peraltro, purtroppo, devo dire che certi allarmismi hanno fatto concentrare l'attenzione solo sulla Corte Penale Internazionale come organismo internazionale a cui potrà ricorrere la Palestina. Io direi che l'orizzonte è più ampio. Io penso anche ai vari organismi dell'ONU a tutela, per esempio, dell'infanzia, dei minori, che in Palestina non se la passano molto bene, organismi a tutela dell'ambiente, dico così, per esempio, ce ne sono varie di organizzazioni dell'ONU che potrebbero essere in qualche modo operative con un riconoscimento della Palestina come status. Insomma, una nuova rete di possibilità determinate dal fatto che le persone che vivono in Palestina possono dirsi cittadine del loro Stato. Potrebbe essere l'inizio di un percorso in questa vicenda israelo-palestinese che potrebbe alleggerire, fino a fornire di una certa serenità, chiaramente è un auspicio, alle vittime di questo conflitto, che a mio parere sono due comunità di civili, l'una ovviamente da una parte del fronte e l'altra dall'altra parte del fronte, un fronte non ben distinguibile facilmente, un fronte, diciamo, a macchia di leopardo, due comunità civili mortificate nonché devastate, direi, da uno stato di guerra ormai permanente, che si è stabilizzato e ha creato interessi praticamente in una situazione di conflitto stabile, ha creato praticamente una rete di interessi che vengono soddisfatti soltanto con l'autoconservazione di questo stato di guerra. È un fenomeno che si riproduce nel mondo anche in altre situazioni di conflitti stabili, è un'emorragia continua, e l'esercizio della civitas come complesso di diritti e doveri del singolo cittadino e dello Stato che lo compone, secondo me, potrebbe fornire alle comunità civili in questione la giusta forza per liberarsi dei signori della guerra. Ecco, questo volevo suggerirvi oggi, così, come commento, e spero che potrete poi in qualche modo commentarlo anche nel video che metteremo ovviamente su YouTube e sul sito di liberi.tv. A questo punto passerei all'illustrarvi un po' il palinsesto, non prima di aver ringraziato per la regia di questa giornata, di questa serata, Donato Volpicella, e vi ricordato che liberi.tv è un'associazione ovviamente senza fine di lucro che si autosostiene, e ovviamente sarebbe molto molto utile per noi, e spero anche per voi, se apprezzate il nostro lavoro, che appunto ci si iscriva in qualche modo più numerosi possibili. Passo direttamente a illustrarvi il palinsesto.
Dopo appunto la virgola del direttore, alle 20:15 all'incirca, il consueto spazio Certi Diritti, curato da Riccardo Cristiano, e in questa sera avremo un'intervista a Laura Cirella, coordinatrice provinciale di SEL di Reggio Calabria. Questo spazio appunto durerà fino alle 20:45, quando avremo una puntata di Voci Radicali, una puntata questa sera di un'ora, e parleremo appunto di una vicenda di cui già ci siamo occupati su Libri.tv, particolarmente drammatica, se così possiamo dire, ma forse anche riduttivo, perché oltre che essere drammatica è una scia che si protrae nel tempo, da tanto tempo. Sangue infetto, la negazione continua, questo è il titolo, e appunto ci occupiamo appunto delle vittime del sangue infetto. Avremo appunto un dibattito con ben quattro ospiti, di cui appunto alcuni al momento già sono definiti, un quarto ancora è in via di definizione. Comunque dovremo appunto avere ovviamente Andrea Spinetti, che insomma è il nostro, già in qualche modo su Libri TV l'abbiamo avuto. Andrea Spinetti, radicale, cofondatore del comitato Vittime Sangue Infetto. Dovremmo avere ovviamente Michele De Lucia, che è tesoriere di Radicali Italiani, che in qualche modo ha portato questa vicenda in ambito radicale ad assurgere una certa importanza, con anche delle trasmissioni su Radio Radicale, da lui in qualche modo promosse e curate. E dovremmo avere Sandra D'Alessio, vicepresidente del comitato vittime del sangue infetto, e anche Ermanno Zancla, che è un avvocato civilista e penalista. Sono collegamenti questi che faremo praticamente da tutta Italia, con i soliti mezzi rudimentali, e speriamo che tutto quanto regga. Alle 21:45 si concluderà questa trasmissione, e prenderemo appunto, daremo la linea a Giancarlo Calciolari con A tavola con la psicanalisi. Avremo una trasmissione, abbiamo intitolato Incontro con Alessandra Guerra, sul libro di Jacques Nassif, Come si diventa uno psicanalista, dialogo di uno psicanalista con la giovane Giulia. Alle 22:15 lo spazio Economia e Mercati Open Market, commentato diciamo, e curato soprattutto, commenti e analisi sull'andamento dei mercati, curato da Alfredo Pauciulo. Alle 22:45 Leggera Euforia, la consueta trasmissione di approfondimento, notizie, approfondimento sul panorama antiproibizionista, curata, condotta da Claudia Sterzi. Alle 23:15, se tutto va bene, prevediamo di chiudere le trasmissioni. A questo punto io non mi dilungherei oltre, magari forse ho fatto anche un pochino, manca ancora qualche minuto, diciamo, secondo il mio orologio, al quarto d'ora, ma insomma poi abbiamo anche degli interessanti spottini, e anche uno spottino nuovo che non so se già è andato, che vi consiglio di vedere, molto interessante. Darei la regia a Donato Volpicella, e a presto, arrivederci presto, più tardi anzi, con Voci Radicali, e vi consiglio di seguire la prossima trasmissione Spazio Certi Diritti. Grazie ancora.